Il Dipartimento di Prevenzione, che è presente nelle unità sanitarie locali, si gioca il suo futuro dal punto di vista di visibilità, sostenibilità e anche economicità se riorienta l'attività di tutti i propri servizi, cercando alleanze anche all'esterno della sanità, all'interno della sanità, ma anche e soprattutto a livello territoriale, lavorando sulla modificazione degli stili di vita. Tutti sanno quanto sia importante uno stile di vita corretto e il problema principale è quello di capire attraverso quali azioni le strutture come le nostre possono promuovere all'interno della comunità dei cambiamenti, cercando alleanze a livello di sindaci e quindi di amministrazioni, a livello di associazioni, a livello della scuola, a livello delle stesse imprese, datori di lavoro e associazioni imprenditoriali sindacali. I servizi del Dipartimento spesso fanno azioni che ormai sono datate e la cui efficacia dal punto di vista di modificazione positiva dei comportamenti in termini di impatto di salute e in alcuni casi è discutibile per non dire nulla. Quindi la necessità su cui stiamo discutendo anche come direttore del Dipartimento di Veneto è su ripresentare il nostro Dipartimento incentrando tutta la sua strategia su modalità di provata efficacia che creino un'alleanza con il sociale e che creino quello che si chiama empowerment all'interno dei vari attori, che non siamo più noi, ma diventano altri attori. Si può quindi ragionare seriamente in termini di pianificazione del territorio, ad esempio sviluppo di sostenere lo sviluppo delle piste ciclabili, delle piste pedonali, che non sono solo un aspetto estetico, ma rendono facile la scelta di svolgere attività motoria. Stiamo parlando di intervento anche all'interno delle scuole per quello che riguarda l'alimentazione e l'educazione alimentare dei ragazzi. Stiamo parlando all'interno degli ambienti di lavoro, dove anche lì il problema di fumo, alcol e la stessa attività fisica e alimentazione possono essere gestite diversamente dal datore di lavoro, creando consenso anche con i propri lavori. Cioè, allora, per fare questo, abbiamo imparato questo anche in questo anno e mezzo che abbiamo lavorato assieme al DORS di Torino e alla professoressa Lemma dell'Università di Torino. Abbiamo imparato che bisogna saper vendere bene questa cosa, presentarla bene. Allora, due sono i punti secondo me fondamentali. Primo, essere certi che quello che si propone è efficace in termini di cambiamento. Non è sempre così scontato, ognuno è affezionato alle proprie iniziative e non sempre qualcuno è disponibile ad ammettere che quello che sta facendo, al di là della buona volontà e dell'entusiasmo dei singoli operatori, determini cambiamento consistente e permanente all'interno della comunità. Questo è uno. Una volta che sono definite alcune cose, bisogna avere un consenso dal punto di vista politico di direzione regionale da una parte e di direzione locale, parlo dei direttori generali, ai quali bisogna fare cogliere il vantaggio, parlo di marketing sociale, che ne avrebbero dal fatto di orientare i servizi e fare che all'interno della propria azienda sanitaria ci sia una forte spinta verso la programmazione partecipata rivolta a modificare i stili di vita. Questo comporta ovviamente un cambiamento sia di pianificazione regionale, che spesso non ha molto evidenti gli indicatori, gli effetti attesi e le misure che vengono fatte, di riorientamento all'interno dei servizi, nel senso che non tutto si può fare, ci sono i tempi richiesti per queste attività, richiederanno che alcune attività vengano sospese o addirittura eliminate completamente perché meno efficaci, per non dire a volte in alcuni casi inutili, rispetto a queste altre. E c'è un problema poi di disponibilità di tutti a un confronto, perché nell'iniziativa che abbiamo intrapreso il confronto non solo tra servizi ma anche tra specifiche professionali è molto vivo. Stiamo parlando di medici del lavoro, medici igienisti, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitari, educatori, e ognuno ha una propria specificità che può essere ricchissima nel produrre una modalità di lavoro a 360 gradi che tenga conto degli aspetti, e che però d'altra parte in partenza sono da superare le gelosie, le difficoltà di capirsi e a volte il linguaggio sul quale non sempre tutti siamo d'accordo. Il gruppo di lavoro che abbiamo istituito all'interno del nostro dipartimento, che si è incentrato su dei quattro stili, ha preferito concentrarsi sull'alcol con due target principali, i giovani, alcol e giovani, e no alcol nell'ambiente di lavoro, ha dovuto prima di tutto raggiungere una visione comune. Dovevamo essere d'accordo tutti quanti cosa si intendeva per
modificare lo stile di vita e tutti quanti su cosa significava affrontare il problema dell'acqua. Credo che, allora, dobbiamo tenere conto di alcuni vincoli che ci sono oggettivi, no? Però al di là di quelli dico delle cose scontate. I politici spesso hanno una visione a breve termine, i direttori generali altrettanto. E quindi se dovessimo ragionare su questo è probabile che qualche difficoltà la troveremo. Certo è che la proposta da fare è questa, su un ampio respiro credo che sia abbastanza chiaro a tutti che intervenire sugli stili di vita vuol dire affrontare il 90% delle patologie cronico-degenerative e che comunque la sanità prima o dopo si troverà di fronte al grave problema di non avere neanche i fondi per curare i malati, quindi il problema di intervenire sulla prevenzione lo dobbiamo proporre in questi termini. A livello però più ravvicinato, tutte le attività che stiamo facendo di coinvolgimento del tessuto sociale creano consenso. L'immagine che ha l'ULS ne viene migliorata e moltiplicata, sia in termini di sindaci che all'interno della loro conferenza, che pure dovrebbe orientare le scelte dell'ULS, non sempre sono ascoltati e non sempre vedono l'utilità. Di là di tenere aperto o chiuso un reparto ospedaliero, non vedono cos'altro non si possa offrire. Allora, consenso per i sindaci che vedono premiata la loro attenzione attraverso l'adesione ampia della popolazione. Per quello che riguarda l'interfaccia con il mondo produttivo, si stabiliscono contatti più positivi anche col mondo imprenditoriale, che dell'azienda sanitaria non vede più soltanto il problema del controllo negli ambienti di lavoro, ma anche un'iniziativa promozionale che migliora il clima all'interno delle proprie imprese, e il contesto generale della popolazione credo che in tempi anche piuttosto rapidi possa essere un ritorno positivo anche per il politico che lavora a livello locale.